Biofon. Ridiamo colore ai suoni della tua vita. Prenota la tua consulenza gratuita al numero 0832 34 48 21. Biofon ti dà ascolto. Biofon apparecchi acustici, Viale Iapigia 42, Lecce. Biofon, ridiamo colore ai suoni della tua vita. Amici sportivi, buon pomeriggio, questa è un'altra puntata di Sport Puglia. All'indomani della clamorosa, vittoria del Lecce, rotonda più che clamorosa, vittoria del Lecce contro i cugini del Francavilla per 3-0, che ha sancito il ritorno al primo posto solitario in classifica dei giallorossi. E siamo qui con l'amministratore delegato dell'Unione Sportiva Lecce, il dottor Alessandro Adamo, che saluto. Benvenuto, come ha vissuto questa serata e questa nottata? Come ha dormito stanotte con il primo posto solitario in classifica? Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. È stata sicuramente una notte serena. E come in genere dormo sempre bene, comunque, a prescindere dalle vicende calcistiche, almeno quello. È comunque una notte piena di soddisfazione per un risultato, come dicevi tu, rotondo e soddisfacente. Siamo assolutamente contenti non solo del risultato, ma anche e soprattutto della prestazione. Ieri, come in altre gare del resto finora disputate, abbiamo giocato davvero bene. Giocato davvero bene. Ho usato l'aggettivo clamoroso perché volevo ricordare, e lo faccio adesso, che di clamoroso c'è una cosa: la tripletta di Torromino è la prima della sua carriera e ieri è stato davvero l'incredibile Hulk. Ieri Torromino è stato spettacolare, ha delle potenzialità incredibili e credo che abbia dimostrato solo parte del suo valore. È un calciatore sicuramente di altra categoria, come del resto ce ne sono degli altri in rosa. E quindi da lui, come da tutti gli altri, aspettiamo ancora grandi prodezze. Cosa ha pensato quando ha saputo che il Foggia ha preso questa batosta con misure, direi, davvero sorprendenti, 4-1 ieri a Castellammare? Mi sono preoccupato perché probabilmente la Juve Stabia è una squadra che ci darà del filo da torcere più di quanto potevamo pensare all'inizio. Io direi comunque di non, è una frase fatta, però dico una cosa ovvia, di non guardare alle altre partite, ai risultati, ancora presto per fare pronostici eccetera. Rimane il fatto che sono adesso tre le concorrenti dirette del Lecce al momento. Metterei il Matera sicuramente, la Juve Stabia con ottima formazione, anche il Foggia. È ancora tutto in itinere, è inutile fare previsioni o sperare in risultati. Io probabilmente avrei auspicato un pareggio tra Juve Stabia e Foggia per la legge dei due punti e non dei tre, però insomma sarà un osso duro anche la Juve Stabia, dobbiamo stare molto attenti. Senta, il Lecce si sta dimostrando in crescita perché ieri per esempio Lepore è tornato al suo ruolo naturale di laterale. Padalino ha detto che il Lecce può essere camaleontico, cioè cambiare atteggiamento tattico a seconda delle esigenze. Lei sta vedendo una crescita della squadra, presume che potenzialmente si possa esprimere bene e meglio ancora rispetto a ieri? Credo di sì, ma già ieri comunque abbiamo dato una dimostrazione di forza contro un avversario comunque che non ha lesinato impegno come era giusto che non lo lesinasse. Francavilla Fontana è una buona squadra, anzi colgo l'occasione per fare gli auguri, anzi complimenti all'intero staff dirigenziale per questa escalation meravigliosa che i nostri cugini, perché di fatto sono dei cugini per noi, hanno realizzato in questi ultimi due anni. È una buona squadra, comunque la prestazione di ieri è stata davvero, per quanto riguarda noi, ottimale e soprattutto molto molto soddisfacente. Il risultato è stato la conseguenza diretta di un gioco brillante e disinvolto. Senta, a proposito dei cugini, ieri c'è stato questo clima bellissimo, no? Intorno al rettangolo verde, no? 500 tifosi del Francavilla in un clima di amicizia, è stato bellissimo, nessun tipo di critica o contestazione anche dopo i tre gol subiti? Sì, per loro era una festa, venire a Lecce insomma, è stata un'esperienza, la prima volta che giocavano una partita ufficiale a Via del Mare, è stata un'esperienza davvero
incredibile. Chi poteva mai, no, immaginare lì a Francavilla che nell'arco di 2 anni, nel giro di 2 anni, avessero mai potuto giocare contro di noi in una partita di campionato? Quindi la festa era più che giusta, e comunque hanno continuato ad applaudire i loro calciatori nonostante il risultato. Dottor Adamo, lei è giovane, direi molto giovane, e ha questo ruolo così importante all'interno dell'Unione Sportiva Lecce, un ruolo che ha raggiunto in tempi relativamente brevi. Come si sta trovando in questa esperienza di amministratore delegato, anche se siamo all'inizio? Beh, un'esperienza affascinante che sto svolgendo da alcuni mesi. Faccio parte di un gruppo molto coeso, compatto, è un lavoro abbastanza faticoso che comunque ci dà soddisfazione. Diciamo che giovane poi non lo sono tanto, magari forse l'aspetto, però anch'io ho i miei anni. È un'esperienza, ripeto, affascinante. Siamo un gruppo di leccesi che da novembre ha acquisito la proprietà di questa società. Abbiamo deciso di ripartire anche i nostri compiti, i ruoli e le responsabilità in modo da essere complementari, e ognuno ha il suo incarico, diciamo, quindi ciascuno mette al servizio del Lecce Calcio le sue competenze professionali e tutto il suo impegno, compatibile ovviamente con gli impegni di lavoro di ognuno. Io l'ho definita prima un'orchestra che suona molto bene. Lei è un violino, una chitarra, il pianoforte, cosa di questa orchestra? A me piace molto la batteria come strumento, mi piaceva moltissimo quando ero più ragazzino. Quello che si sente di più, quello strumento? Sì, anche uno strumento un po' folcloristico e spettacolare in sé. Comunque, a parte questo, è vero, siamo un'orchestra in cui ognuno di noi dà il meglio e dà tutto ciò che può per il bene del Lecce, perché e il bene del Lecce Calcio è al di sopra delle persone, dei singoli. Prima c'è la società, poi c'è la squadra e poi ci sono i singoli. È necessario tutelare il bene di questa squadra, di questa società, e noi lo stiamo facendo e speriamo di farlo nel modo migliore possibile. Probabilmente per queste caratteristiche che lei ha enunciato ora, che la città, la provincia vi sta dando tanto credito. Ieri c'erano 12.000 e passa spettatori. In questo momento il Bari, che ha una diciamo così popolazione 3 volte e mezza rispetto a Lecce, forse non li fa. È un attestato di stima incredibile che i tifosi bontà loro ci hanno riservato, ma anche lo scorso anno, nonostante la mancata promozione. 9.300 abbonamenti sono davvero un risultato straordinario, ma non solo quelli, anche i biglietti venduti durante le partite sono un numero abbastanza elevato, tale da raggiungere delle cifre assolutamente record per la categoria e non solo. Certo. Qual è il suo sogno personale di tifoso e di amministratore delegato per quest'anno? Ovviamente lei mi dirà la Serie B, ma c'è qualcosa oltre a questo obiettivo? Quello è il sogno, poi che dipende un po' da tante circostanze, no? Non dipende solo da quello che facciamo noi, però l'obiettivo, questo sì, è quello di garantire alla società un futuro sereno. Abbiamo messo i conti in ordine, stiamo cercando di dare una stabilità economico-finanziaria al Lecce Calcio, e quindi a prescindere dalla categoria di appartenenza del prossimo anno, anche se noi auspichiamo ovviamente la promozione diretta, noi dobbiamo garantire futuro a Lecce Calcio e una serenità nei conti aziendali. Questo è il principale obiettivo che mi pongo, ma che ci poniamo tutti quanti. Bellissimo quello che ha detto. Concludiamo con quello che ci propone il calendario. C'è la trasferta a Catania e poi l'impegno interno, il derbissimo interno contro il Foggia. Preoccupato per queste due partite o fiducioso, tranquillo, sereno? Sono preoccupato per mercoledì prossimo, o meglio, l'impegno principale adesso è quello di dopodomani, la partita di Coppa a Francavilla. Dobbiamo riconfermare il buono stato in cui ci troviamo, dobbiamo ovviamente avere l'obiettivo di passare il turno, perché anche la Coppa deve essere onorata, e noi abbiamo tutto l'interesse, la voglia e l'intenzione di andare avanti. Quindi pensiamo a dopodomani, sarà una partita difficile a Francavilla. Io concluderei così, visto che lei nell'orchestra vorrebbe suonare la batteria, quando ci sarà Lecce Foggia farà un crash sul piatto più grande, darà un colpo forte. Beh, non potrò avere la batteria allo stadio, presumo, quindi, però sì, è una partita che attendiamo con ansia, ma
Io credo che bisogna essere razionali, ogni partita vale 3 punti, fino a quando varrà questa regola anche la partita contro l'ultima in classifica sarà determinante ai fini della promozione diretta. Bene, noi quindi io ripeto, non, magari il problema è di sottrarre punti all'avversario diretto, però ogni partita ha la sua importanza strategica in vista dell'obiettivo finale. Le devo proprio estirpare un segreto finale. Lei ha citato 3 squadre come concorrenti, ma qual è quella che teme di più? La Juve Stabia, il Matera o i Satanelli? Non faccio previsioni perché non conosco perfettamente l'aspetto tecnico di ognuna delle 3 squadre. In ogni caso la storia ci insegna che il campionato si decide a primavera inoltrata, quindi non mi sento il momento di fare delle previsioni. Sono delle squadre ben fornite, di calciatori molto buoni, di categoria anche superiore, guidate magistralmente da tecnici capaci, quindi non posso fare pronostici. Caturano e Torromino insieme arrivano a 40 gol, la media dice di sì al momento. Noi speriamo anche di più, ovviamente, no? Nelle nostre speranze, però l'importante è che i ragazzi siano sereni, che non siano vincolati da obiettivi che noi diamo loro già da ora, devono essere presi assolutamente. Devono essere sereni, tutta la squadra deve essere serena, anche lo staff tecnico. Noi dobbiamo solo fare una cosa, garantire ai ragazzi e a tutti i nostri collaboratori le condizioni migliori per lavorare. Dottor Adamo, grazie per questo suo intervento e complimenti ancora per questo primo posto in solitudine, in bocca al lupo per la partita di Coppa e per i 2 impegni che abbiamo citato prima. Complimenti ancora. Grazie a lei Bruno, un saluto a tutti. Biofon, ridiamo colore ai suoni della tua vita. Prenota la tua consulenza gratuita al numero 0832 34 48 21. Biofon ti dà ascolto. Biofon apparecchi acustici. Viale Iapigia 42, Lecce. Biofon. Ridiamo colore ai suoni della tua vita.